Ciao a tutte, sono Marisa della Merceria Ponto Spillo. Oggi vorrei realizzare insieme a voi questa bellissima spilla che ho chiamato Cuore di Mamma. Infatti, visto che ci stiamo avvicinando alla festa della mamma, perché non regalarle questa bellissima spilla? Come vedete, infatti, dietro ho messo il gancio per attaccarla e possiamo tranquillamente utilizzarla come spilla o, volendo, anche come ciondolo, mettendo una bella collana. In più l'ho impreziosita con una bella perla iridescente in modo da darle anche un tocco di colore in più. Io ho utilizzato il Catania Grande e l'ho lavorato con l'uncinetto numero 4,5, ma voi realizzatela tranquillamente con il cotone che avete in casa e realizzatela con l'uncinetto adatto al cotone che appunto utilizzerete. Affilate gli uncinetti che la facciamo insieme. Iniziamo il nostro cuore facendo un cerchio magico in cui lavoreremo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 11 maglie alte. Dopodiché chiuderemo a cerchio con una maglia bassissima. A questo punto andremo a fare 2 catenelle per alzare il lavoro e 11 maglie alte prendendo solo la costina davanti. Vedete? In questo modo. E la lavoriamo ancora, guardate, solo quella davanti, e la lavoriamo così per tutto il giro senza chiudere. Il risultato sarà questo, in effetti una sorta di piccolo bocciolo. A questo punto, senza chiudere il lavoro, dobbiamo lavorare questi punti in costa prendendo appunto la costina di dietro. Vedete? Ogni costina andremo a farci un aumento. Uno, io vado piano così vi rendete conto, e 2. Ancora nell'altra costina a fianco, prendendo sempre solo una costina. In effetti, ecco, dobbiamo fare 11 aumenti. Quindi continuate così. Questo è quello che avremo ottenuto facendo i nostri aumenti. Ora io ho voltato il lavoro e dovremo lavorare nella costina che c'è rimasta. In effetti io me le sono un po' allentate in modo da farvi rendere conto più facilmente. Comunque eccoli qui. In effetti troverete questa barretta e qui andremo a lavorare in questo modo. Quindi nella prima costina andremo a lavorare una maglia alta doppia, sempre nella stessa costina lavoreremo una maglia tripla doppia, quindi caricheremo 3 volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3 e via. Faremo
una catenella, faremo un'altra maglia tripla, sempre nello stesso punto, nella stessa costina. 1, 2, 3 e via, e un'ultima maglia alta doppia. Uno, due e tre. Passiamo alla costina successiva, in cui andremo a fare due maglie alte doppie. Eccola qui come si presenta. Lavoreremo qui dentro. La prima maglia alta doppia, la seconda, passando al prossimo punto, nella costina successiva andremo a lavorare due maglie alte doppie. Quindi questa è la prima, e andremo a fare anche la seconda. Nel punto successivo faremo, sempre nella costina, una maglia alta doppia, due maglie triple, cioè carichiamo tre volte il filo sull'uncinetto. Quindi questa è la prima, e ne facciamo ancora un'altra, sempre nella stessa costina. Nel prossimo punto invece andremo a realizzare, sempre in un'unica costina, tre triple maglie alte. Uno, due, e 3. Nella costina successiva faremo invece una tripla maglia alta, una doppia maglia alta, una maglia alta, e una maglia bassa. Nel punto successivo, sempre prendendo la costina, andremo a fare il nostro ultimo punto, che sarà un punto bassissimo, e chiuderemo il nostro filo. Ecco qui realizzato il nostro cuore di mamma. Questo l'ho realizzato in giallo perché la mia mamma adora il giallo, quindi questo qua sarà proprio suo.
Io vi ringrazio per avermi guardato. Mi auguro di vedere tanti, tantissimi cuori di mamma. E ho fatto questa promozione. Chi realizzerà questa spilla, cuore di mamma, entro il 13 maggio 2018 e mi effettuerà un ordine di 50 euro di filato estivo, avrà 5 euro di buono sconto da utilizzare entro il 31 maggio 2018. Quindi, voglio dire, realizzate un bel cuore, farete un bel regalo e io farò un regalo a voi. Mi raccomando, nel momento in cui farete il vostro ordine, mi manderete in privato la foto firmata del vostro cuore di mamma ed io vi darò un buono sconto di 5 euro. Grazie per avermi ascoltata, alla prossima!